Piccola, niente, gli uffici e tutto, ho fatto un taglio a cesareo e adesso sto cercando di muovermi un po'. Sono poche ore che sono uscita dalla sala operatoria, però inizio a muovere già le gambe, un po' il culetto. Prima ti muovi e meglio è. Oggi è il secondo giorno, sono le 6, no, sono le 6 meno un quarto, sì, del mattino, e dopo provo ad aggiustare un po' bene i capelli e ad allattare la piccola. Non ho nessuno che può riprendermi ad aiutare questa cosa, però sto cercando di fare comunque delle foto carine. Ieri ce l'è venuto, mi ha salutata, poi è entrato, ce l'hanno fatto entrare a vedere solo un attimo la bimba un pochino e poi giù al nido così. Ed è andato via. Io non posso, aspettate, ancora bere. Sono super assetata, passo un po' la carta così, perché dovrei aspettare di fare la cosiddetta aria. Ma l'aria ancora niente, quindi, perché come avete capito, ho subito un intervento e non è stato bellissimo, vi dico la verità. Adesso sono un po' addolorata, nel senso che ogni parto ha i suoi pro e contro e fa male, insomma, mi fa ancora male. Stavo sotto antidolorifici ieri, quindi un po' dormivo, un po' così. E vedremo oggi la giornata come procedo, tra un po' passeranno i medici. Io sono tutta bardata, vi faccio vedere. E poi sto aspettando la montata latte, non lo so, mi stanno facendo stimolare il seno e penso che dopo mi portino anche la piccola dopo il giro delle visite. Niente, aspettiamo.
Buongiorno, sono le 6 del mattino quasi. Noi ci stiamo preparando per fare la pappa. Stamattina sono tutta floreale, però dopo vado da mia mamma, vedo se mi fa una piega a questo pantalone che ho deciso di mettere oggi, perché è troppo carino, solo che è un po' lunghetto. Lo mettevo sempre con i tacchi alti e adesso non è il caso con i tacchi alti. Niente, amore, tra un po' è pronta la pappa. Stavo riscaldando il latte. Ragazze, allora, come avete potuto vedere, ho girato un pochino di parti mentre ero in ospedale. Alcune pezzi praticamente quasi manco li ricordo, secondo me chissà sotto quale mix particolare ero. Sto facendo video adesso dopo un po' di giorni, perché credetemi, i giorni sono passati, però io non me ne sono accorta. Mi sono un po' abituata alla nuova routine, mi devo ancora abituare alla nuova routine, alle notti un po' più insonni, questo è sicuro, perché sono molto piccoli. Magari è piccolina piccolina, con gli ottini nati, vuole mangiare ogni 3 ore, perché vabbè, poi vi racconto anche per quanto riguarda l'allattamento, tutto quello che comunque ho passato per, quindi adesso le sto facendo un allattamento misto, perché comunque è stato difficile per me allattare, se non impossibile, i primi giorni in ospedale, perché vicino a me non poteva starci nessuno e io avevo tantissimi dolori, tanti, perché poi in ospedale non ti fanno quella cosa tipo quel mix, come è capitato ad alcune mie amiche che hanno fatto in clinica, non so, a livello di problemi medicinali pesanti, che non ti fanno sentire proprio niente. Io ho sentito proprio tutto, nel senso, dopo la ripresa ho sentito che ho partorito, taglio, ferita, alzarsi, veramente tutto. E non riuscivo ad allattarla perché avevo tutti questi lavaggi, sia di qua che di là. E con la legge del Covid non poteva stare nessuno vicino a te, e quindi per me era impossibile allattare. E adesso sono tornata a casa, e da quando sono tornata a casa sto provando con il tiralatte. Con il tiralatte sta uscendo il latte, la tiralatte elettrica, quella manuale, non usciva niente, me l'ha regalata mia sorella, e con quella sta iniziando ad uscire. Quindi sto facendo un allattamento misto, perché con quello che esce non riesco a soddisfare tutte le sue poppate, però vediamo un po' man mano. Quindi abbiamo già messo il pediatra e siamo andati anche a fare la prima visitina, che è direttamente in ospedale, perché dopo l'uscita di solito fanno fare quella di routine dopo una settimana. E qui c'è la mia Megan, che è tutta sveglia stamattina, ve la faccio vedere. Ciao mamma. Amore, amore mio, dici ciao mamma. Megan, hai fame, amore? È suonata la pappa, adesso possiamo andare, amore. Comunque scusatemi se vedete la mia casa nell'ultimo periodo sotto sopra, ma penso che sarà così per un po' di tempo, il tempo che non riesco a sistemarmi con le cose. Pulita, pulita sì, disordinata tanto. Adesso dopo la poppata ci siamo 5 minuti in braccio alla mamma, così, e dopo vi faccio vedere in un giorno e mezzo quanti panni si sono sporcati, perché poi sono fissata, cioè secondo me è così, nel senso che appena fa un po' di rigurgito così, la mina ti cambia tutta e mette le cose alla mano. Voglio vedere questo inverno e te come ce la caviamo. Vabbè, c'è l'asciugatrice, quindi facciamo asciugare tutto. Questa è una cesta piena di soli capi di Megan in un giorno e mezzo. Vabbè, ve l'ho detto, un po' fissata, tipo metto questo per il latte, si sporca lo rilavo subito, ma penso che sia giusto così. E quindi adesso andiamo a fare questa lavatrice, che fortunatamente c'è anche un bel sole, dava mal tempo, invece c'è un sole bellissimo, quindi sfruttiamolo. Tanto, raga, devo dare una sistemata qui, perché ci ho buttato dentro un sacco di cose così,
prima, perché cioè, insomma sapevo che stava scadendo il termine e quindi ho liberato casa di un sacco di cose, però adesso le ho buttate, tra virgolette, le ho messe così tutte ammassate, ci sono anche un sacco di cose di Megan, di pacchi così, e però insomma devo sistemare un attimo il tutto. Vabbè, adesso facciamo la lavatrice, se no non ne usciamo vivi stamattina, e io devo fare ancora colazione, ho una fame assurda, e poi mi tiro il latte. Per la bimba sto utilizzando questo, il Biopresto Baby, con una goccina di Napisan all'interno, però raga, una goccina proprio, perché alcune volte mi è capitato che questo Napisan mi scambiasse degli abitini che prima non si erano mai scambiati, quindi insomma ci vado piano con questo Napisan qui, la tocco piano e vado a mettere questo qui. Vi ho dato una piccola sistemata a giardino, però vabbè, dopo vi faccio vedere meglio pure in questi giorni. Guardate che carina! Qui un bruchetto lì sopra. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ti sei svegliata anche tu. Ho appena dato la pappa, la piccola. Eccola qua. Adesso. Ok, col PC mi dedico un attimo a delle cose di lavoro e poi un po' di shopping online di vestiti. Perché mi mancano diverse cose. Portai un pigiama bellissimo che avevo comprato, cioè per andare a partorire, così era di The Zenith, e sono scesa in sala operatoria con quello, ma non l'ho più trovato, quindi non lo so se l'ho perso, se se lo sono dimenticati, questo non lo so, e era comodissimo, quindi voglio riprenderlo. Adesso vedo un po' The Zenith che cos'ha. La piccola qua si è addormentata. E adesso vedo un po' The Zenith cos'ha. E Zara ho visto, manca tutto. Volevo dei jeans, perché mi piacciono tantissimo come mi vestono i jeans di Zara. E nulla. Ma niente, sono tutti terminati. Ma penso perché abbiano fatto i presaldi da Zara, quindi siano finiti anche già prima. Cucciolotta dorme beata, beatissima, e quindi adesso vedo un pochino qui che cosa trovo. Cioè, adesso invece è sceso un attimo, che è andato a prendere sia qualcosina da mangiare che le limette, cioè dobbiamo vedere se riusciamo a trovare le limette per la piccola. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, sono andato a fare un po' di shopping per Megan. Mi servivano questi cucciai in silicone, perché quelli di ferro non vanno bene, si fa male. Abbiamo preso i classici quadrati, non si vedono? Si vedono? Chissà. E poi la mia bimba è una gattina, ha le unghie abbastanza lunghe, e abbiamo preso un piccolo set di forbici, forbicine, limette per le unghie. E niente, vado a fare un altro po' di spesa, vado a prendere qualcosa da mangiare pure per noi a questo punto, e vi saluto. Vendivano tutto il set completo, ma io quello già ce l'ho, e non lo so, mi servirebbero soltanto delle limette, perché l'ho tagliato le unghiette, perché tendono sempre a graffiarsi così, però mi serviva una lima per limargliele anche in maniera carina, in modo che non ci siano più graffi. È tornato? Allora, papà, che hai preso? Ah, ok. Ah, ma non è la limetta useggetta. Perché? Che non voleva, non è la limetta useggetta questa. Quella di useggetta. Speriamo che... Devo vedere se non è troppo aggressiva. Poi? Ah, che taglini, questi qua piccolini. Questi volevo proprio io. Questi qua.
Vabbè, i quadrotti. Ragazzi, io vorrei terminare qui questo vlog perché ci tenevo tantissimo a salutarvi e a ringraziarvi per tutti gli auguri, oddio, per tutti gli auguri, tutte le cose belle che davvero ci avete scritto, che mi avete scritto sia a me che a Celeste, insomma gli auguri ad entrambi, alla piccola. E noi ci vediamo prestissimo con tantissimi nuovi video e anche nuovi vlog. Adesso siamo ritornati super operativi. Un bacio, alla prossima, ciao!